Francesco, ciao. Ciao. Intanto mi fa piacere avere la possibilità di rivederti e di rintervistarti per questo secondo capitolo del vostro progetto, quindi ti ringrazio per la disponibilità. Ecco, Grazie a te. allora, Buona Fortuna parte seconda, arriva il 22 aprile, questi sei nuovi brani in cui si parla d'amore sotto varie forme. Intanto vorrei chiederti se questi brani sono stati scritti nello stesso periodo rispetto a quelli che facevano parte del primo capitolo oppure in un periodo diverso e come avete lavorato alle sonorità. No, no, questo qui è tutto un pezzo del progetto che già avevamo pubblicato. Questi sono tutti i brani che ho scritto prima della pandemia e che dovevano far parte di un grande album che poi alla fine abbiamo deciso di andare a spezzettare attraverso questi capitoli di Buona Fortuna. Per cui diciamo che è stato registrato tutto insieme, il lavoro è stato molto omogeneo da un punto di vista dei suoni e abbiamo cercato più che altro in questo caso, visto che ne avevamo la possibilità di andare a dividere un po' gli argomenti, quindi abbiamo messo nella prima parte argomenti un pochettino più tosti, come il bullismo mediatico attraverso lo show, l'Alzheimer, e poi invece abbiamo deciso di mettere le canzoni d'amore in questa seconda parte, cercando di andare a parlare d'amore sotto più forme, la forma, la canzone d'amore per mia moglie, la canzone per mio padre, la canzone d'amore, diciamo, vista con gli occhi di un bambino e poi l'ironia, no? E il sarcasmo di canzoni come Tirami l'amore in faccia e la canzone più profonda su Legata ai ricordi, come pensando a te, però diciamo che fondamentalmente ci sono tutti i moda del caso, nel senso che le sonorità sono sempre le nostre, passiamo da pezzi molto rock a pezzi invece magari più leggeri, più tranquilli, ma sempre facendo trasparire la coerenza di quello che ci ha sempre contraddistinto, un po' però, no? Ecco, tra le tracce, appunto, hai citato poco fa Amore scolastico, dove c'è una frase molto bella in cui dici imparare dai più piccoli che giocare non stanca mai. Proprio la purezza di questo sentimento visto appunto con gli occhi dei bambini. Mi racconti qualcosa in più su questo pezzo? Ma guarda, in realtà questo è un brano che mi ha ispirato gioia. Un giorno venne a casa dicendo: mio papà, sei un bambino, mi ha scritto se lo sposo, mi ha messo se devo scrivere sì o no. Chiaramente io ho scritto no, però poi alla fine mi ha fatto pensare che era così anche per me, no? L'amore noi iniziamo a provarlo già sui banchi di scuola alle elementari e credo che i bambini ci possono insegnare tanto in tutto, cioè il proprio fatto anche di rimanere insieme alla tua compagna per così tanti anni. È proprio perché non devi avere, magari, non devi mai smettere di giocare anche con lei e di vivere un po' questa storia come dei ragazzini, perché poi è questo il segreto, cercare di non annoiarsi, quei bambini non ci si annoia mai, per cui bisogna tirare fuori a volte quest'animo bambino, no? Quindi bere un bicchiere di vino insieme, bambino per modo di dire, poi dai ragazzini, no? Cercare di essere bambini, tirare fuori quelle cose che non riesci mai a dire, magari quando sei sobrio, ti bevi un bicchiere in più, ti racconti le paure, ti racconti le cose. E questo è un po', credo, il segreto per tenere acceso anche un po' il sentimento e la passione tra due persone. Nel brano Non ti somiglio, che è dedicato a tuo papà, dice: a me che il tempo mi spaventa e non so mai perché. Posso chiederti cosa ti spaventa, ecco, del tempo? Non è che mi spaventi il tempo, è che io vivo nel passato e questo è un mio grave errore. Faccio fatica ad andare avanti perché più va avanti il mondo e meno mi piace. E forse perché sono legato anche a una generazione, la mia, che è stata una delle generazioni più belle proprio da vivere, dove a prescindere dal fatto che non ci fossero i cellulari, che non ci fosse internet, piuttosto che perché quello c'era anche gli anni prima, no, della mia generazione, io credo che la nostra generazione abbia vissuto veramente quella fase di serenità all'interno di una società in cui tutto sembrava che andasse bene, cioè dove ci si poteva divertire, si poteva ancora stare in giro a giocare, senza la paura, cioè c'erano tante. Avevamo passato già, no, gli anni quelli di piombo, no? A Milano, quindi
Eravamo veramente in una fase degli anni 90 stupendi, voglio dire, chi li ha vissuti? Di che anno sei?82. E allora li hai vissuti negli anni 90, cazzo, stupendi, ma anche i primi 2000 sono stati bellissimi. E non lo so, ho un po' di nostalgia di queste cose ormai, perché lì i social erano un parco giochi, era un campo di calcio, era riunirsi in un luogo dove si stava insieme, dove socializzare era vero, no? E oggi tutta questa cosa manca, ormai la gente è chiusa in casa, comunica con i social, con i telefonini, la gente sta sempre con la testa bassa. E questa roba qua mi spaventa. E ammiro molto mio padre, no? Che invece riesce a questo spirito di adattamento continuo, lui che di generazione ormai forse sarà la quarta, perché è del 51 mio papà. E il tempo mi spaventa sempre perché cerco le risposte del futuro nel passato, cosa che purtroppo non avrò mai e dovrei avere un po' più di spirito di adattamento in più, ecco. Io ho trovato una sorta di connessione, vediamo se è giusto, insomma, tra appunto questa canzone, Non ti somiglio, quando tu dici sarà che è stato meglio meno soldi e molti più momenti, perché quelli non te li compri e non te li scordi, con la canzone che c'era nella prima parte, insomma, nel primo capitolo, che era dedicata a tua figlia, Non ti mancherà mai il mare, dove dicevi meglio una carezza di tre conti in banca. Quindi ho trovato questa connessione proprio legata all'idea del dare importanza alle piccole cose, agli affetti che spesso si danno magari un po' per scontati o per i quali non si dà più tanta importanza a volte. Ma sì, perché purtroppo oggi, ripeto, si vive in una società dove anche e soprattutto i social insegnano le cose più sbagliate al mondo, dove è tutto un apparire, tutto materiale, non c'è nulla di... L'affetto, boh, non lo so, le cose importanti, i valori non vengono più trasmessi attraverso quelle cose là. E quindi, sai, la gente guarda tutto sui soldi, ti dirò che io forse ero più felice prima in quegli anni, no? In cui magari i soldi ce n'erano meno. Io non sono una persona, non sono nato in una famiglia povera, mio padre è nato in una famiglia molto povera dove a volte non si mangiava, io invece ho sempre mangiato, per cui la mia non era una famiglia ricca, mio papà era un impiegato statale, mia mamma un'infermiera. Insomma, non è che ho avuto chissà che cosa, ma non mi è mai mancato da mangiare, non mi è mai mancato una vacanza d'agosto, non mi è mai mancato un gelato quando lo volevo, quindi diciamo che però ti affezioni a quei momenti là perché ecco, era sempre il discorso dello stare insieme, cioè la tua casa è il mondo fuori che ti aspetta, cioè era questa la vera cosa che faceva la differenza. Poi fuori veramente potevi vivere i rapporti umani con le persone e ripeto, crescendo queste cose qua stanno venendo sempre più a mancare. E io cerco di farle rivivere a mia figlia attraverso le stesse cose che faceva un po' mio papà. Io quando vado in vacanza, adesso sono più fortunato, eccetera, mi porto dietro i miei genitori, i miei suoceri, il mio cognato e i cuginetti di gioia, no? Per cercare di far rivivere anche lei un po' queste cose qua, per cercare di trasmettere, perché noi siamo gli unici che possiamo veramente trasmettere ai nostri figli i valori che ci hanno trasmesso i nostri genitori. Invece, pensando a te, è una storia reale oppure è una storia immaginata, insomma, quella di questo uomo, questa Ma no, donna? sì, dai, io penso che un po' tutto sia reale, quello che ci sia sempre un fondo di verità nelle canzoni, no? In questo caso si parla di un luogo dove avvenivano delle cose, magari tanti anni fa, e quindi a volte ti si riaccende. Io, come ti dicevo, vivo nel passato, per cui per me è molto facile cadere in questa sorta di sgambetti in questi fossi dove ogni tanto vado a inciampare e quindi ho bisogno di fare il pieno di malinconia e di sperare anche in fondo che tutto vada bene anche per quell'altra persona. Quindi penso che un po' a tutti ci siano dei luoghi che ti ricordano qualcosa, dove ti capita magari non di andarci sempre, ma quelle poche volte, magari ogni 10 anni ci ricapiti, ti guardi intorno, il posto è uguale, però poi ripensi per forza di cose a tutto quello che è successo. E poi da lì, insomma, c'è gente che se lo tiene dentro. Io, cazzo, devo scrivere, quindi scrivo. Giustamente, ma quindi c'è un tuo luogo del cuore in particolare, ricollegandomi a quello che proprio hai appena detto. Sì, c'è un posto, c'è questo bar
ogni tanto mi ricapita dove quando andavo a fare le prove all'inizio della mia carriera c'era di fronte alla sala prove e insomma mi ricordo tantissimi momenti della mia vita, quelli in cui si faceva fatica, però dove c'erano tanti sogni nel cassetto e c'era tanta voglia, tanta energia da mettere, c'era tanta voglia di farsi vedere, c'era tanta voglia di innamorarsi, c'era tanta voglia di fare tante cose, no? Quelle cose che poi dopo un pochettino ti vengono a mancare, magari anche quando ti realizzi. Io dico sempre, non ho più la fame di 20 anni fa, ma non è solo una questione economica, è anche una questione proprio fisica, no? È come anche uno che va in discoteca a 20 anni, fa il dritto. Il giorno dopo è tranquillo, cazzo, io se faccio un dritto devo dormire 3 giorni adesso, capito? E così è in tutte le cose, l'età comunque ti porta a indebolirti sempre di più, ma no? Perché sono vecchio, attenzione, ho 44 anni, anzi mi sento di gran forma, però in generale è così. Guardo invece il tour che parte il 2 maggio da Milano, dal Forum di Assago. Puoi già anticiparci qualcosa, insomma, di quello che avete preparato? Guarda, sarà il continuo del testo Croce Tour, disco che tra l'altro testo Croce è andato molto bene, ha fatto il platino e purtroppo ha avuto la sfortuna di incontrarsi sul proprio cammino la pandemia e quindi ci saranno comunque delle canzoni del testo Croce Tour, ci saranno tutti e due EP di Buona Fortuna e poi ovviamente ci saranno le hit che hanno accompagnato il percorso di noi in questi anni, perché a quelle non si può mai rinunciare, di base bisogna farle, no? E lo spettacolo sarà live, soprattutto sarà la cosa bella sarà rincontrarsi, non ci saranno effetti speciali e né extraterrestri che atterreranno sul palco. Ci sarà la musica, insomma, che è quella più importante che ci è mancata tanto live, insomma, in questi 2 anni. Esatto. Bene, grazie mille, Francesco. Grazie a te, Francesco. Grazie. Ciao, buon Ciao, lavoro. grazie altrettanto.